Quanto tempo passerà prima che il pianeta si riprenda dall'attuale pandemia? È possibile strutturare dei piani e programmi per un futuro sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico? Le generazioni attuali, le generazioni giovani, le millennials, le generazioni Z e le generazioni future avranno un ruolo in tutto ciò? Queste sono solo alcune delle parole e dei temi che trattiamo oggigiorno e che ci poniamo in questo preciso momento storico. WeConnect è un'associazione senza scopo di lucro che promuove la crescita personale dei cittadini a livello nazionale e internazionale tramite scambi internazionali. Tra di questi vi è SBAM. Sustainable Behavior Acting Mainstream. SBAM è uno scambio internazionale incentrato sulle tematiche della sostenibilità che tanto sono in voga oggigiorno. In SBAM tratteremo le tematiche di mobilità, cibo e packaging, riciclo e plastiche. Queste tematiche verranno trattate da ragazzi provenienti da 5 nazioni europee, così da sensibilizzarli nelle loro attività quotidiane e vivere una vita ecosostenibile. Perché si è scelto di realizzare un progetto di sostenibilità ambientale? Fermiamoci un attimo e pensiamo. Quante volte abbiamo sentito parlare di cambiamento climatico, riscaldamento globale, inquinamento atmosferico e protocollo di Kyoto? Questo è il motivo. Non esiste una seconda Terra e molti punti di non ritorno sono già stati superati. In questo contesto si colloca il nostro progetto. Vogliamo favorire un'educazione ambientale che coinvolga principalmente i giovani, coloro che possono cambiare il domani. Se non vogliamo farlo per l'ambiente, facciamolo almeno per le generazioni future. Il nostro viaggio inizia adesso. Il progetto verrà inviato alla scadenza del 1 ottobre 2020 in risposta al programma Erasmus Plus della Commissione Europea. Se siete interessati a collaborare con noi, scrivete alla nostra pagina Facebook o scrivete una mail all'indirizzo youthconnecteu@gmail.com. Vai. Come disse il Dalai Lama, se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara.